Nel suggestivo castello di Farneto, a Monte Labate, torna la rassegna Tango sotto le stelle, una serata davvero unica e speciale. Direttore artistico Edoardo Javier Maffei per il 3 agosto ha preparato un programma unico. Cosa c'è da aspettarsi? Esatto, come tutti gli anni ormai è diventato un appuntamento fisso, quindi siamo giunti alla quinta edizione. Quest'anno avremo il gruppo Tango Tinto, un gruppo formato da un quartetto classico di tango argentino, violino, pianoforte, bandoneone e contrabbasso. Abbiamo al pianoforte Barbara Barassi Pega, Gerardo Agnese al bandoneon, Vincenzo Albini al violino e Virgilio Monti al contrabbasso. E diciamo che sono di estrazioni argentine ed europee, si sono negli anni affermati appunto nella scena europea appunto per il loro legame fortissimo con, per quanto riguarda il discorso della musica argentina. E lo spettacolo sarà poi completato con il ballo argentino, perché è diventato ormai un'icona anche questa qui. I ballerini saranno Luciana e Pasquale. Edoardo, poi nella serata organizzata da scuoladimusica.org è possibile anche immergersi in questa atmosfera suggestiva del borgo panoramico del X secolo, cenando direttamente lì. Esatto, vi invito, anzi tra l'altro chi volesse cenare da una trattoria della Loretta, a prenotare, perché ci sono pochi posti, quindi in genere sono molto appetibili e tendono sempre a andare via in pochissimo tempo, quindi vi invito a chiamare al 0721 4902 20 in modo tale da prenotare la vostra cena. Ricordo che questo appuntamento è organizzato dal Comune di Monte Labate in collaborazione con scuoladimusica.org, degli ultimi eventi di scuoladimusica.org, perché quest'anno, come avrete ben visto anche gli amici telespettatori, siamo stati abbastanza presenti anche nell'emittente di Tele 2000 che ci ha seguiti in questo bellissimo anno tra laboratori, saggi finali e quant'altro, e quindi questo qui è un concerto ad ingresso gratuito, quindi siete veramente tutti invitati.